sar birras artigianales e de seguro este un tema che se disintendinde de qualche tempo già questa parte sardina, però noi andiamo sempre a cercare sormenzo. In compagnia di Michele Cinus in Casteddu e adesso riso a non freddare finzarmente a Michele di questo tema. Ma è teso una birra artigianale, non lo è scontare? La birra artigianale è un prodotto di qualità. In Sardegna ci sono in mezzo a realtà che vendi birra mera. Interessante, sì. Si distingue da questa birra industriale, vuoi testi un prodotto fatto da azienda piticcasa o media piticcasa, insomma. Grazie a un'associazione italiana de birra artigianale, appunto. Hanno fatto una legge che narra la test o come si fa la birra artigianale. Deve essere un'azienda piccola e indipendente, non deve essere tutta de, una multinazionale o comunque azienda mannasa che va a scegliere il suo profitto. Poi te, secondo idea, sar birra artigianale sono diventate argue di tendenza. Poi te, ultimamente è una moda, è un modo di agere di questa generazione, è una nuova curiosità, è un successo. Su un mezzo via, ma su una curiosità. Pustisi, sa gente se sta cattata a sa qualità in bucca, fa di piacere. Chi di buffa sa una birra fatta con sapotesi, chi vunti. Particolari, punti legati a Sardegna. Vincisi oita è una cosa che non teni sapore, è una cosa che esti mera forti, ti fai pregeri. Storia prossima. Certo. Intanto che ha l'erso nome nevrosto e contiamo la storia del suo nome, che secondo me è troppo bello. Dunque, sul nome è Steve Brubay. Chi nasce con numeri, abbiamo su Buffendi, c'è un ciarrendi, nasce su un nome, voita Zepraju, Brubay in lingua inglese, bollinai, baia, della sabirificazione. In sardo, con sa fonetica, similitudine a Brubay. E poi tanto nasce di questo nome, ne voi siete già appassionati e poi come è andata a tenere? E poi volevamo produrre, ma non teniamo su di noi, o comporre su impianto di produzione. In questo momento, insomma, su circa un birrificio che si poteva va entrare e produrre questa birra è cosa nostra, si è andato a Foras, si è andato in Italia e in questa specie a Piacenza. Sul birrificio di retorto. Alcuni si usano vatto scuola, poi uso comprendio commenti tra ballanti a fuori di Sardegna, e uso comprendio mera condizione di questa produzione, pusti su storrauso in Sardegna, e uso agattato un luogo in Carbonia, in un birrificio di Zizzeria, birrificio mediterraneo. In questo progetto birrificio mediterraneo traballa da Duso Ciocuso, che conosce su me, Duso Amigus, Pocusso, si è su Arrenescio, si può approcciare. È mera difficile fare un traballo in noi non si è in domo due. E poi si è su producendo in Carbonia.
travesso, mi indianda travesso. Pegante sci più, pegante con tu. Nuca non ti pensi, nuca. Nuca non ti pensi, nuca. Narami, narami, narami che tra tu. Narami, narami che hai ci torna tu via. Narami, narami. Moise su circhendi de Overri. In un luogo può incontrare questa gente, può andare questo che si sul nodo, può fare comprendere il testa birra artigianale dessa produzione finza a Sanassa in un buffasa, cercare di fare comprendere questa gente che sa produzione di qualità e teneri a palasa un traballo medio umano. Io sono un biologo e per me è molto importante tutto questo aspetto del sabba finza a sul lupolo. Passendi voi su malto. Questa materia prima è picata da forza, da paesi stranieri, come la Germania, Belgio, Inghilterra, che avunti locus in cui la birra si va di secolo, da mera mera anno. È indispensabile attenni un malto, un lupolo di qualità, un lievito di qualità. A scanto di aziende, funti producenti lupolo in Sardegna, è una cosa pioneristica, non so c'è tutto su prantao, calincuna pranta, ma è una cosa mera mera vitticca con noi. È un'azienda di amico sul nostro, si funti comportato su sa maltattrice, sa prima maltattrice in Sardegna, e funti producenti malto vudo. Voi si nata, se chi servirà la prosta, sa sono facile di vivere, itte che rennarre. Avrai troppo castiendi, sa tassa, prena di birra, o l'ena che sa birra non è buona. Da tempo si può fare. Poi, chi ti piace da tastaia, comprendi, da c'è sta intro, sta particolarità, eccetera, banda bene. Però sa birra, da dove si può fare? Teneso birra sa de diversi stili, si commenti che stionai de vino. Il nostro sa punti fatta, sa punti caratterizzata sa con prodotto su de Sardegna, teneso su meli. De olioni, tenendo su sa cereggia, tenendo su sa vicu budisca, birra sa appunto caratterizzata sa ma ca ta stanta de birra. Su boffi ho partecipato in questo che avuti manifestazioni grossa de Europa, in Italia, Belgio e Spagna. E a Saccabo è subito premio, cercando di girare sul mondo un po' biri commenti, saggenti, bivili, traballara e circa da adesso approcciare a birra. La Sardegna tiene bisogno di bivi con i satros. Se è un'isola, ma di peso che si ha tutto sul mondo, po' a maniai. Calerse sa birra che ha da vincere il premio. Custa, sa regina Niedda, sa Dark Side. Intanto possiamo il complimento sposa etichetta. Grazie a me. Nerbe gai goi, non belaiamo orgai vi, ma va sempre una prima volta, come si narra, e non è stagradata a me. E issa itta binchio. Birra dell'anno a Rimini, che è stessa manifestazione più importante dell'Italia, in Bruxelles. Può essere un banto a Bruxelles, è stata questa birra belga, meno importanti, e subito poi in Barcellona. Michele, noi andiamo a barrare a Bero, a chiestionare con te, cosa è il suo progetto Frosto, può me da prosto e poi devo solo dedicare a cada servizio di terra nostra, però sul tempo nostro che è scompletato, che è finito, e poi a barra da solo una cosa che non è prima già che era manco, non deve scombidare. No, noi veloce. Grazie per noi gollini e auguri ormanno so po' sul luogo, sul locale nuovo che siete sapere in Casteddu. Grazie a me. Andiamo a dare notizia. In una vidicata minore del Batto Schento, 21 abitanti, se siamo in Torre e siamo a feddare dei diversi prodotti della terra nostra e siamo in agriturismo su Massaio. Venite con noi. Fernando Azzini,
Nosotros del Gollio e Sacro Turismo Vrosto, che è parte del Domo Vrosta, di un luogo accogliente che vi è in noce. E in questo Sacro Turismo non gollite solo la gente che ha bisogno di strutture per gollire la gente a dormire e a mandicare, ma a chiedere fino a metà cosa. In particolare, su che teniamo in Nantes in questo momento è su Zafferano. Iniziamo so, a fare delle strutture a Vrosta, del Sacro Turismo su Massaglio. L'idea nasce grosso modo in su 95. Nel 97 ho presentato il suo primo progetto e in su 2001 si dante finanziato. Su 2005 a Papetto, coinvolgendo tutta la famiglia, infatti poi da mia traballa da cucina e mi dedico a agricoltura, a questo che poi riguarda questa cosa rostita e eccetera eccetera, è figlio mio chi traballa con questo pure come coltivatore diretto e si aggiunta da noi in azienda. Quando a Papetto l'agriturismo ha pensato di diversificare tutta questa produzione agricola che principalmente prima si basava su trigo, foraggio e magari su mamoni asciutto che noi si usa da questo mamoni asciutto, in questo momento abbiamo pensato di fare il rasotto, su zaffanao, su mamoni, mendoas e poi ci saremo tipo vai e dolci di agriturismo, tutto questo che in poche parole mi serviti a servizio del agriturismo. E noi che siamo sui Marmilla, e te lo queste come accoglienza, bada turismo meda, a gollite se gente sarda su Mattessi, contate su un po' questa esperienza. Amico e conoscenze, mi hanno dato se macco in un luogo del genere, a fare una cosa del genere, a fare un investimento mentre su che ho fatto il nostro. Però ci crede io, su, quando tu ci credi in una cosa, no, pazienza, tanti sacrifici, sono abituato a ne fare comunque. Una volta che ho saputo, io sono iniziato a traballare e a fare determinate scelte. La fortuna nostra è che il sito principale che abbiamo noi in Marmilla sono Uraci dei Barumini, la Iara dei Gestori, di Duilli. Un'altra cosa che mi è capitata, dopo qualche anno che voi avete, ho potuto fare visita da un picciocco francese, voi siete mandato a questa struttura, voi siete consigliata, e da Pia di inserire in questa guida cosa sola. No, inserire queste strutture che ritenevo opportuno essere inserite, può consigliare il cliente nostro. E dopo qualche anno che voi avete, ho cominciato a sapere sul mondo del suo turismo straniero, non era suo straniero, europeo, che è questo che funziona meglio, secondo me. Facciamo su un pago, contiamo su quanto poi non vi lo rischiti, decommente si comincia a poter tenere una produzione di zafferano. Si comincia da noi, proprio da Saconca su Zaffanao. Ogni 3 o 4 anni su, si torna a Raisa Terra, poi da Sordissa Conca, poi si pulliti, si fa la cernita da questo che pare il mello su questa conca e si torna a prantare in un'altra quella terra. Perché si preferisce tipo un bello paghetto di anni hanno prantato in sa stessa terra. Questo traballo si fa da giugno a settembre. Una volta che domani sono sotto terra, si aspetta dal suo periodo da due volte quando sfrorisce di me. Grosso modo arriva verso fine di ottobre. Da questo mesetto da sfloritura c'è un periodo che si narra da. Ci fu un po' di che si nanta su groffo, le produzioni. Anche su Vrore esplode proprio, una cosa meravigliosa da B. Del ragolle sovrore, sì, è sopra del cavo e sopra il traballo mau a fare, perché in cui acqua, pioggia e vento sono un nemico, ma bisogna comunque sia da ragolle, gli è proendi, aspetta su spazieddo, gli si prima dai proede, devi andare a dar ragolle, perché questo è un vrore facilmente deteriorabile. Non puoi aspettare due di se no, tante proende, fra due di sande e da ragollo, non è aici. E poi si muove da asciugai in triomo, normalmente non succede che poi si cartoisi, lo spragi, si sovrori. Il risultato è questo. Se un po' di terno su Diena, sospettendo questa produzione nuova, normalmente si tiria da in sadro si natiriai, e ti fate
a Santica lo diriamo in maniera un pochino particolare, no, in versione moderna da valioso, perché sono qui da cartaforno, no? Perché sono su chi ti srevi, ti dici, c'è 100 persone, perché sono un grammo, ha comprato un grammo da cosa, lo muovi senza questa cartaforno, questo verrà stirai, lo rendisi arido proprio, poi con la collera scravi questa foto e diventa prugno. Ecco, questo è il suo momento, cioè il suo miglior utilizzo che lo vuoi usare in cucina. Lo utilizzavo soprattutto sulle spasta, spasta, tipo sa fregua, lo utilizzavo mela, spesso e volentieri con porcino e zaffanao, fregua, porcino e zaffanao, oppure scrugugione, se magari a volte si fa sa bagna con zaffanao e anche in altro druci, in altra spiattanza. Di sicuro invitiamo a venire a conoscere direttamente, a conoscere questa azienda, ma a conoscere Vinza Giasso Sprattor, bonus che noi del Montovau, che è un'opera di Mozzare Prosta, e noi siamo tanto auguri per tutte le attività che tenete in concapo in casa. Ti ringrazio Mela, spero prima o poi che andanesi un attimo e sei in passaggio mi ha da fare pregeia essi ospiti nostri da prandi. Okay. Non ho da mancare l'occasione, grazie davvero. Mattia, tu sei pronto in noi con il frutto della terra tua? E noi siamo in noi che narrano prima di tutto? Allora, se sono in due terre di Mapoi, di Giauni, e noi ci sono queste terre che si permettono di produrre questo Mapoi. Questo è un melone che si può coltivare in assoluto. Nasce e cresce tutto a sicco, si narra in arido coltura. Grazie ai gusti, arrivano a tu fai crescere senza bisogno di pesticidi, né manco di gettare acqua e appunto potassio in acqua per non bruciare. E voi si quando avete cominciato, tu sei giovane, quanto sei nascente? Io ho 25 anni. E da quando hai questo triballo, quando hai cominciato? Io sono da 18 anni. Da 18 anni sono stato 25. Quindi la famiglia tua che sai che ha da questo triballo? Sì, già la famiglia mia ha fatto da questo traballo, produce soprattutto trigo, però fate sicuro di questo Mapoi. Ha letto qualche cosa che addirittura si inizia a spiegare finza in zero che tenete questa idea, hai pariata con strana, no? Medas appunto non ci credenti. Devo andare a Casteddu, a Dubendi, e tenevo su meta clienti che addirittura finché non ho tanti bio, non c'è antigretti. E qualcuno è stato capo da Casteddu e noi, poi si doveva fare a mostai. Beh, è sicuramente cliente curioso, scusto. Sì. Ma narrano, quando si comincia ad approntare, qual è il ciclo di questa pianta specifica? Allora, noi seminiamo intorno a questa fine aprile, inizio maio. Purtroppo ho di marra o prurotta, se questa non ponendo i pesticidi, se non ponendo nessuna magia, se dà bisogno di un marrai. Può rinfrescare un po' di questa terra, visto che comunque capita da tant'anno su che non piga da manco sti di acqua. Quanto melone si è messo a carrare con questa produzione di questo ultimo anno? Può essere un anno bello, un anno mau. Quest'anno ho reso che è un periodo un po' mau che dopo questa terra fu di più sicca del suo solito. Purtroppo è andato cresciuto pure, ma si è andato devastato da scarrogasa. E sei una delle nemiche di questo melone? È una nemica di questo Mapoi, questa scarrogasa da intisiti, su Mapoi è meta succoso e venta da stampai. E te che ti sa che erano in casa con questo melone? Sia da fare pragei e poi dopo di coltivare sempre. Non è semplice, visto che poi giovani sono in agricoltura, come si può dire, è sempre più difficile e anche chi non so se sono disposto comunque a traballare.
Mattia, non so, scontavo che uno dei giorni amici di questo melone è stesa con ranca e potremmo comprendere poite. Però mi pare di comprendere che non sia da l'unica cosa di cui tocca debor difendere. I teatri hanno strategie stenite se può difendere questa pianta e su melone mattessi. A questo sopi fotti si permette di dare un po' in metà drucci. È meta bello, è meta duraturo, però c'è da bisogno di un traballamento. Samatta oltre ad amarrai, e un mese dopo hai prontato Samatta, c'è bisogno di damantai con su saio, in modo da non fai abbruciare su frutto da su sobi. Questo melone tiene un'altra caratteristica troppo importante, che è se gusta che per tutto il verro noi non lo possiamo orgogliare e mandicare quando vogliamo, giusto? Qual è il suo tempo per mezzo per mandicare? Allora, si è un po' che si permette di dopo di pappare subito, che è subito druci. Chi è arreguato bene si può di pappare finta sa paschiceda. Quindi finza a dicembre. L'ideale è adesso di appiccare con due rette e non fai toccare su frutto in nessun punto. Deve abbarrare in agra praticamente. Sì. O a scuri o i santigo sonanta che dopo niente addirittura sotto sul letto. Se morbidinde che questo melone che tenesi in mano, cioè ottene da un bollino speciale, e te che narrare questo marchio? Questo è un marchio che sa di donare al suo comune di Giauni, che sa di permettere di identificare questo tipo di frutto. Questa nostra dubbia lo sapendo, ma vario mercato di campagna amica, di Sagol Diretti. Però si è fatto un metà prage che sa gente, non conoscendo bene questo tipo di mavoi, non devo mai potuto donare un nome. Sa da aiutare o può identificare, appunto. Pago con muso, denti, sterra, sa. Po' di produci questo mavoi. E se un altro dei suoi frutti sono chi si morbogande a pizzo con questo viaggio di terra nostra e dunque se devo pari sconti così come saluto tutti chi sono seguendo questo programma può contare la sardina e può contare la gente commentata di chi è seguendo sacrificio ormano so può mantenere frutto so quei vonor di agra conoscere e no che in tutto il mondo dunque sta chi mostro scomplimento per chi si è seguendo e so augurio so a te e a sua famiglia tua a tutte le attività. Grazie per la sua gollia.